DSA, ovvero disturbo specifico dell'apprendimento. I bambini o i ragazzi con DSA faticano a leggere, scrivere, far di conto, come si diceva un tempo. In Italia si stima che ci siano almeno uno studente per classe. A Verona 2 studenti su 100 hanno una diagnosi di questo tipo. Per questo è nato Insieme per gli studenti con DSA dell'Est Veronese, un progetto biennale realizzato dalla cooperativa sociale Monteverde di Badia Calavena assieme al centro servizi formativi San Gaetano di San Bonifacio. Faccio e grazie anche al supporto dell'Ufficio Scolastico Territoriale e di Fondazione Cari Verona, che ha sostenuto per il 70% il costo del progetto. Lo scopo del progetto era proprio di rispondere a quelli che sono i bisogni del bambino. Uno dei bisogni essenziali del bambino è quello di stare bene, ed è un diritto del bambino, e anche lo stare bene scolastico. I bambini con diagnosi di DSA cadono molto spesso nella trappola della demotivazione scolastica, possono avere una bassa autostima. Perché? Perché stare a scuola tante ore al giorno e sentirsi sempre quello che non ce la fa, a lungo andare mina comunque quella che è l'autostima e quindi il fatto proprio di poter stare bene. Sono bambini che arrivano a pensare io non ce la posso fare. Quindi il risultato più grande del progetto è proprio che siamo riusciti a dire se voglio ce la faccio. Quanti bambini hanno potuto godere di questo aiuto? I bambini che abbiamo seguito in quest'anno scolastico sono stati 25, l'anno precedente sono stati una trentina di bambini, 31 per l'esattezza, quindi nel biennio che è stato finanziato dalla Fondazione sono stati in tutto 25 più 31, 56 minori coinvolti, 56 famiglie, perché per ogni bambino noi incontriamo singolarmente i genitori. Dopo da quest'anno abbiamo attivato dei gruppi di aiuto per i genitori, perché anche per i genitori è importante fare esperienza che c'è una rete e non sono soli. Ad aderire al progetto 6 istituti comprensivi della provincia: Caldiero, Colognola e Colli, Lavagno, Tregnago, Soave e Monteforte d'Alpone. Impegnate una 15ina di professioniste coordinate dalla cooperativa Monteverde. È importante soprattutto che questo lavoro venga fatto in termini preventivi, perché la parola magica è la prevenzione, piuttosto che farsene carico, non so, quando i ragazzi hanno già raggiunto l'età preadolescenziale a livello di scuola secondaria di primo grado, no? Ecco, dobbiamo veramente avere questo occhio clinico, anche di clinica educativa, e credo che questa sia la carta vincente per affrontare anche iniziative assolutamente necessarie per i bisogni evolutivi dei nostri bambini, ma che trovano però solamente in un lavoro di squadra la possibilità di ottenere dei risultati, a partire anche dalla necessità per questo motivo di intercettare delle risorse economiche che diversamente in altre forme ognuno per sé non può essere per tutti.